Ciao a tutti amici di gamescollection.it. Oggi facciamo uno speciale, un angolo dedicato ai collezionisti e soprattutto agli aspiranti collezionisti, ossia coloro che si avvicinano o si sono avvicinati da poco tempo al mondo del collezionismo di videogiochi e che sono alla ricerca magari di un piccolo aiuto, come vediamo spesso sul forum. Vengono poste domande che magari per il collezionista smaliziato sono di semplice risposta, mentre per gli altri ovviamente non sono così scontate. Parole come mint condition, near mint condition, nib, sealed, hobby card, quindi spine card, sono tutti termini che il collezionista dovrebbe conoscere, mentre il collezionista neofita, quindi che o chi si avvicina al mondo del collezionismo tuttora magari non conosce, oppure è un piccolo aiuto, un rispolverare termini. Andiamo a vedere un classico gioco giapponese, e solo i giochi giapponesi ricordo di regola, anche se ho visto dei giochi americani, ma è un caso del tutto speciale, che avevano la hobby card, ossia la spine card che viene, che troviamo intorno ai giochi sulla parte sinistra. Sono queste fascette che vi mostriamo e che sono tipiche dei giochi giapponesi. Queste fascette altro non servono che a dare alcune informazioni sia all'acquirente che al venditore, quindi al negoziante. Quindi all'interno abbiamo il codice a barre, alcune informazioni, quindi la macchina su cui era sviluppato, quindi serviva ovviamente per rintracciarlo velocemente all'interno del negozio, il titolo del gioco, il formato, quindi NTSC J, quindi in questo caso è giapponese, ma ovviamente pacifico, l'abbiamo detto, ancora la fascia del gioco e una piccola descrizione, quindi qua leggiamo un 3D, ovviamente dice che Sonic R è un gioco sviluppato con tecnologia 3D, quindi poligonale. Queste hobby card, ai fini della rintracciabilità nei negozi, quindi anche per comodità, vengono utilizzate in Giappone. Qualcuno dice anche per questioni di per evitare il mercato dell'usato, che è un po' assurdo, anche perché in Giappone si trovano tutti i giochi, tutti i negozi che vendono giochi usati. È importante solo ai fini collezionistici. Preciso, per giocare un videogioco, per goderlo, per fruirlo, quello che conta è questo, il gioco, il supporto CD. Tutto il resto è contorno, nel senso che se il vostro interesse è quello di videogiocare, non avete bisogno né della spine card, né delle istruzioni, né della registration card, né di quant'altro, ma avete bisogno del titolo. In questo caso parliamo ovviamente per chi ha piacere a collezionare e ha piacere a cercare i titoli completi in condizioni da collezionista. In questo caso, preciso, la spine card è un pezzettino di carta, che è una fascetta che ai fini collezionistici può dare un grosso valore a un titolo incompleto, quindi privo di spine card, può valere anche fino al 30-40% in meno rispetto a un titolo completo. Quello che poi distingue i giochi giapponesi dagli altri giochi come siamo abituati noi sono è anche la registration card, ossia la carta di registrazione, il classico tagliandino che poteva essere spedito al produttore del videogioco. È importante che, se si ha i fini collezionistici, che il gioco sia completo anche di spine card. In più, ovviamente, le istruzioni in buone condizioni. Anche su questo argomento, poi preciso, in alcuni titoli troviamo anche delle pubblicità generiche di altri giochi. Ecco, queste non ritengo che non influenzino per nulla la completezza o meno di un titolo per collezionisti. Quello che influenza di più ovviamente sono le condizioni di un gioco. Molto spesso leggiamo su eBay in mint condition, in near mint condition. Mint condition significa come nuovo, perfetto, come da casa, come appena aperto. In realtà è un termine abbastanza inflazionato, perché spesso acquistiamo, almeno a me è capitato di acquistare dei titoli in Europa soprattutto, indicati come mint condition, che poi arrivavano a casa mia con dei piccoli segni sulle istruzioni, delle piccole pieghe, dei segnetti magari anche impercettibili sul CD, dei segni sulla confezione o dei segni sulla spine card. Ecco, in Giappone quando dicono mint condition, di regola è mint condition, significa che il gioco è perfetto. Su eBay spesso trovate anche delle scale di valori che sono ancora più semplici da inquadrare, quindi tendono a indicare tre valori
per il supporto, quindi per il CD, per la confezione, per le istruzioni e per la spine card, magari, quindi in realtà sono quattro in questo caso, e vi dicono che le istruzioni sono in A condition, quindi fanno una scaletta che di regola va dalla A alla F, fair condition, e quindi dal meglio al peggio. Si tende ad andare A A meno, B più, B B meno e così via. Diciamo che per un collezionista i giochi dovrebbero andare dalla B in su, a livello di come sono tenuti e come sono le condizioni. E in questo caso le istruzioni sono abbastanza perfette, però sul retro magari non si vede dall'esterno, vi arriva a casa con questi piccoli segnetti. In questo caso c'è molta luce, non riesco a farvelo vedere precisamente, ma un segno chiaro qua che già rende le istruzioni difettose, almeno ai fini collezionistici. Ripeto, se volete giocarci possono essere anche mangiate, che va bene lo stesso. Per conservarli meglio, le spine card possono essere inserite o intorno al gioco con una busta protettiva. Io uso delle bustine protettive per evitare che si rovinino le confezioni e le spine card, oppure, come in questo caso, vi consiglio, io spesso lo faccio, di inserire la registration card all'interno del manuale e di inserire la spine card sempre all'interno della confezione, utilizzando le alette per evitare che si muova, che le alette del CD per evitare che si muova, che si rovini. Ovviamente il problema delle alette del CD è quello che spesso chi l'ha usato prima di noi o anche noi può capitare di inserire il manuale in fretta e furia e che queste alette vadano a rovinarlo. Per cui questo è un classico manuale, qui potete vedere il particolare che è rovinato ed è un classico segno lasciato appunto dalle confezioni dei CD. Quindi state attenti perché può capitare che si rovinino. Il consiglio è di inserirle con molta attenzione, facendo attenzione appunto che entrino precisamente all'interno. Qua oltretutto un flap, una delle alette è rotta, all'interno senza rovinarle. Per toglierle il consiglio è, questo non me ne frega niente, è un gioco super mangiato dai cani, per toglierlo il consiglio è sempre quello di stare attento a queste due piccole protuberanze della jewel case, del case, che servono per bloccare le istruzioni in modo che non caschino fuori. Bisogna stare attenti, bisognerebbe piegare leggermente la plastica e far uscire il manuale. Questo evita che si rovini anche che si rovinino le pagine iniziali del vostro manuale. Altro consiglio, ovviamente, sempre collegato a questo piccolo aspetto, peraltro io qua per farvi vedere ho tolto il manuale e l'ho inserito male. Consiglio che io do a tutti i collezionisti e che io molto spesso faccio è quello di, per i titoli che utilizzo spesso e che mi piacciono di più, di inserirli in un raccoglitore per CD, un classico raccoglitore per CD musicali. Togliete il vostro gioco e lasciate le confezioni belle esposte in modo da non toccarle più, non dover togliere le spine, non dover togliere tutto. Andiamo a vedere poi i difetti che possono avere i giochi che acquistate. In questo caso, quando leggete Sun Faded, vuol dire che la confezione è scolorita. In questo caso, questo è un tipico gioco Sun Faded. Come potete vedere, i colori sono molto sbiaditi perché probabilmente è stato esposto in una vetrina e a contatto con la luce del sole. Occhio a non lasciare i vostri giochi a contatto con la luce del sole diretta, le confezioni si scoloriscono. Infatti vedete dietro che i colori sono molto più vividi, mentre davanti il gioco è completamente scolorito. Stessa cosa può capitare alle spin card, quindi alle hobby. Qua davanti, se vedete il giallo della scritta in cui c'è data la informazione del gioco, sono iscritte le informazioni del gioco, tutto è perfetto. Guardate invece lateralmente, come invece di essere giallo come qui, è un giallino smorto perché la spine si è
purtroppo scolorita a contatto col sole, probabilmente è stato infilato lateralmente e quindi si è rovinata. Non tutti i giochi giapponesi comunque hanno le spine. Quali non le hanno? Sicuramente, e non tutti i giochi contenuti all'interno di un jewel case, ossia il classico case da CD. Quali non le hanno? I giochi per PC Engine, U-Card, di regola, perché ci sono alcuni titoli, se non sbaglio Street Fighter 2 Championship Edition, che ce l'hanno comunque, che è un CD doppio, mentre di regola i titoli per U-Card, ossia per supporto su carta per il classico PC Engine, non hanno le spine, nonostante la custodia sia quella uguale a quella di un CD. Le informazioni sono contenute all'interno, non c'è bisogno di utilizzarlo, e di sicuro non le hanno i giochi, molto spesso i giochi in confezioni speciali o in limited edition. Perché? Perché sono contenuti all'interno di una confezione che non ha bisogno di dare un ulteriore spine card. Infatti vediamo ad esempio questa limited edition di Perpetual Blue, che peraltro non so nemmeno se è un limited edition, se il gioco è uscito solo in questa forma. Vedete che non ha la spine card, se la apriamo ha semplicemente il suo manuale di istruzioni e il gioco è così. All'interno ha un bonus che lo rende completo, ovviamente, del preciso, che se ci sono degli adesivi o altro, questo rendono il gioco completo o non completo, e poi altri flyer. Inoltre non avevano la spine card, a quel che mi risulta, i giochi per Saturn con la confezione in bundle con la memoria da 4 mega. Infatti il gioco all'interno è privo di spine card perché era non ve n'era bisogno, ma di sicuro avrà la sua registration card, che è tipica, ma niente spine card. Direi che per questa prima puntata dell'angolo del collezionista è tutto. Se avete dubbi, se avete curiosità, se volete sapere come collezionare certi tipi di giochi, chiedete pure, scrivete qua sotto. Nella prossima puntata vi farò vedere come custodire e come preservare i vostri titoli dalla polvere, dagli urti, con delle custodie particolari che noi utilizziamo in PVC. Tratterò altri argomenti sempre legati al collezionismo. Ci vediamo su Games Collection TV. Un saluto da Fede Web.